Ciao Leggine, a proposito di sistemazioni rimaneggiate, questa forse raggiungiamo il top delle situazioni, delle postazioni rimaneggiate, ma per noi non è un problema, prima o poi avremo una postazione decente, nel mentre però trattiamo un argomento così importante che non è la location la cosa fondamentale, bensì i 5 consigli per comunicare con le nostre guide. Questo periodo più che mai abbiamo questa esigenza di comunicazione, che sia che ci sentiamo chiamati o che sia che noi abbiamo bisogno delle nostre guide, c'è proprio un'esigenza di collegamento. E molte di voi, perché me lo scrivete ogni giorno, mi dite che faticate, ok, qualcuno no, per fortuna, qualcuno fatica a dialogare con le proprie guide. Quindi, attraverso l'oracolo del channeling, riceveremo 5 consigli che io ti esplicherò. Per comunicare meglio con le nostre guide. Il primo consiglio ce lo dà il custode dell'amore. Questa carta in realtà è ispirata a un dio dell'amore che è Angus, un antico dio, antichissimo, un dio irlandese dell'amore. Abbiamo fatto con questa divinità che si è prestata due cose molto importanti. La prima è un'intervista in canalizzazione. Elena e io lo abbiamo intervistato. Elena poneva le domande e io canalizzavo le risposte. Quindi ti darò il link se vuoi leggere l'intervista completa. Ma ci ha fatto un altro regalo ancora più grande, che è stato quello di donarci una meditazione per unirci all'amore cosmico universale. Perché tutta sta cosa? T'ho detto perché. Quando noi ci connettiamo, si dice colleghiamo, forse connettiamo in spagnolo, vabbè, non importa. Quando noi ci colleghiamo, è fondamentale stare in una frequenza vibrazionale più alta possibile. Quella dell'amore è quella per eccellenza, per chi fa il nostro lavoro, quindi chi è un operatore di luce e lavora con le creature di luce ed è un messaggero della nuova era e quant'altro, capito? Altri possono lavorare con altre energie. Però molti di voi mi dicono: ho paura di fare brutti incontri. Premesso che ho spiegato tutti questi tabù e come sfatarli nel corso gratuito introduttivo al channeling, anche di questo ti metterò il link, quindi puoi partecipare al corso e ti sfaterò tutti questi tabù veramente inutili. Però alcune cose sono reali, hanno una matrice reale, quindi se vogliamo comunicare con le nostre guide, più siamo in una frequenza vibrazionale alta, più ci mettiamo al riparo da tutto. Ugualmente, se per esempio sai leggere i registri e sai fare channeling, tu cosa fai? Prima ti apri i tuoi registri così che vai in Akasha e da là ti vai a fare il giretto nei sentieri del channeling, così stai sicuro e sei protetto e sei solo circondato da energie positive. Se ci aggiungi una cosa, se vuoi fai una prova. Prima di fare la prossima canalizzazione, soprattutto se fai fatica, fai la meditazione gratuita che ti darò io, ti metto il link con il Dio dell'amore e poi inizi a canalizzare. Vedi se la cambio di frequenza, come ci è stato appena consigliato, incida positivamente. Seconda carta che andiamo a pescare. Allora, un altro consiglio per connettersi alle proprie guide fondamentale è il radicamento, che vuol dire uno a volte pensa che per canalizzare deve essere tipo una nuvola, cioè deve essere completamente eterico, completamente aria. No, col cavolo, no, nel senso che avere delle radici forti ti permette di fare le esperienze di connessione, ma allo stesso tempo stare tranquilla. Perché uno non dovrebbe. Allora, attenzione, se ci avete l'ansia, se ci avete tutta una serie di cose vostre, fate più fatica a canalizzare. Non è inutile girarci intorno, è inutile prendersi in giro. Perché? Perché c'è un'agitazione interiore che non ti fa stare perfettamente equilibrata. Superabile, nel senso che puoi fare una meditazione, puoi fare un radicamento.
Che vuol dire fare il radicamento? La tecnica di grounding sono importantissime. Sono tecniche che, ora, la più semplice, la trovi spiegata, se hai l'oracolo del channeling, puoi prendere il Deva del primo chakra e ne ho proprio spiegata una io, ma se no te la dico qua. Praticamente tu puoi immaginare, prima sempre di canalizzare, puoi fare una cosa, puoi fare un grounding, quindi ti immagini, ti siedi, ti allinei, inizi a respirare. E immagini che dalla base del tuo coccige escano delle radici. Queste radici vanno dentro il terreno e si espandono, si vanno a radicare a un qualcosa, verosimilmente al cuore di cristallo di Madre Terra. E da lì ti senti al sicuro, ti senti ben radicata, perché molto spesso quando si fanno dei viaggi astrali, quando si fanno delle tecniche un po' più avanzate di quelle di cui stiamo parlando, qui stiamo parlando di connessione semplice pura, c'è questa sensazione di uscita, no? Di uscita dal corpo, e quindi molte volte ci si spaventa, non si sa, la paura di rientrare, non rientrare, eccetera. Il grounding la fa da padrona in questo caso, perché quando sei molto radicata, in realtà puoi andare dove ti pare e tornare in completa sicurezza. Questo è il secondo consiglio da applicare solo se già conosci la tecnica, nel senso che non puoi apprenderla così, cioè devi prima studiarti le tecniche e il grounding ti aiuta. Ma il grounding ti aiuta anche nelle tecniche più semplici, quindi anche nel channeling di base, nel channeling dei sentieri, nelle letture con l'oracolo del channeling. Quindi, come vediamo, abbiamo avuto i primi due consigli molto preziosi verso l'alto e verso il basso, quindi vedete la connessione è un qualcosa di, come dire, totale. Ok, sono tanti anche i simboli divinatori che rimandano a questo concetto, ma se no qua ci perdiamo troppo perché poi è tutto collegato. Mi piace questo consiglio di questo video 5 consigli. Terzo consiglio, custode della sfida. Allora, questa carta è fondamentale, ci dà un consiglio fondamentale. Quando si canalizza, molto spesso si ha difficoltà perché non ci si fida di noi stessi, di quello che riceviamo. Come faccio ad avere la certezza? Ma guarda, la certezza non ce l'avrai, parti da sto presupposto. Ma noi fondamentalmente abbiamo veramente poche certezze nella vita, che alcune ci vengono mostrate come certezze e quindi noi automaticamente ci fidiamo. Per esempio, che ne so, tipo la corrente elettrica, ti arriva la bolletta. E tu dici, cavolo, la corrente elettrica esiste ed è anche cara, no? Per esempio. Ma in realtà la maggior parte di noi, poi se ci sta un tecnico, questo video faccia una parentesi, però tutte noi non abbiamo un'idea minima di come funziona questa elettricità, di come ci arriva nelle case, dei circuiti sottostanti ai nostri appartamenti. Noi, cioè, tipo magia, tocchiamo un interruttore e si accende. Quando facciamo channel, e quindi noi ci va bene così, oppure internet, tutte usiamo internet, tutte amiamo internet, ma chi lo sa bene il funzionamento tecnico? Nessuno. Però anche lì c'hai wifi free nei parchi, c'hai internet che paghi per il tuo cellulare, per la tua casa, quindi internet esiste. Quando vuoi canalizzare, tu invece pretendi, molti pretendono, che si presenti, non so, un maestro con la valigetta, te lo salve, non so, sono un metatron, non so, cioè, salve, sono, non so, Buddha, piacere, questa è la mia carta d'identità, stiamo per fare una canalizzazione, trascriviamo agli atti. Non funziona ovviamente proprio così. Ve la faccio ri per ridere perché così vorrei mettere dentro tutti, ci siamo passati tutti. Arriva qualcosa di così bello, di così potente che dici non può essere vero, ovviamente. Arrivava una scusate, quella era sicuramente vera. Siccome arriva una cosa troppo bella, quella non può essere vera. Ragioniamoci su queste cose perché sono tutti quei micro, chiamiamoli micro, va, perché non sono tanto macro, ma sono micro blocchi che noi stessi mettiamo. La legge della sfida, la custode della legge della sfida ci dice: se non ci credi tu, in un certo senso, alle tue doti, se fai un sogno particolare e secondo te è qualcosa, non diciamo, oh, ho fatto il sogno, sicuro è così, però neanche a dire, oh, ho fatto un sogno, ma chissà che vuol dire addio. Ma se scrivetelo,
te lo scrivi, ogni tanto lo rileggi. Io con questa tecnica, io mi scrivo tutto e vi, come sapete, sono malata dei quadernini, diarietti, cose. Io però non lo faccio perché veramente lo adoro, anzi è una rottura, cioè pure io quando arriva il momento della giornata, oddio, devo scrivere tutto. Però scrivermi le cose mi ha aiutato nel corso degli anni a vedere alcuni funzionamenti. Per esempio, io faccio dei sogni che a volte si realizzano 2 anni dopo. Io ormai lo so, quando faccio un sogno strano, ma a volte ne ho fatti di certi che erano, poi li riconosco ormai, quindi magari era un frammento che aveva quell'intensità, dico ok, questo me lo appunto perché adesso non lo capisco. O ci provi a divinare e ti escono le rune tipo no, provi a fare tarocchi e ti esce il tarocco che ti dice non ti risponderò. Insomma, a un certo punto accetti il fatto che non ti vogliono di adesso. Quindi io me lo scrivo e poi me lo rileggo. Io ho notato che ci mette circa quasi 2 anni a realizzarsi. Che cambia? Nulla, però almeno sai un pochino come funzionano alcune connessioni. Quindi legge della sfida a crederci in quello che ti dicono. Quarto, mi sto dilungando, scusate, vado più veloce. Settimo chakra, se ti vuoi connettere, devi aprire il settimo chakra, mi sembra il minimo, nel senso che noi abbiamo queste sfere che ci aiutano e il settimo chakra è proprio quella della connessione con il divino, quindi il lavoro sul settimo chakra. Si può fare in tanti modi, se praticate lo yoga potete fare le posizioni invertite, quelle sulla testa. Se non praticate yoga, per carità, non praticate certe posizioni che sono complesse, ci si mettono anni ad arrivarci, ci si mette anni ad arrivarci perché se no uno si fa male al collo, eccetera. Quindi se non sapete fare le posizioni invertite, non le fate. Se le sapete fare prima di una canalizzazione, fatelo un attimo. Se non le sapete fare, ve lo do io un esercizio molto carino. Prima di canalizzare, vi mettete in piedi, aprite le gambe e andate giù con la testa, tipo come con le mani a toccare a terra, dove arrivate. Arrivate, ma non mi dite tipo io non ci arrivo a terra, no, non importa, ti metti solo con la testa in giù e provi a guardarti nelle gambe, provi a guardare il mondo a testa in giù. Quella può essere una piccola scrollatura dell'imposizione, così, quindi quello ci può aiutare. Se poi conoscete tecniche di apertura del settimo chakra, usatele tutte. Anche con le dovute accortezze, nel senso, mo non è che prendi e spalanchi il settimo chakra, ma tanto se non lo sai fare non ti si spalanca, quindi tranquilla. Quindi connessione del settimo chakra. E infine, ultimo, maestri animali. Un'altra tecnica di connessione per chi ha degli animali in casa può essere quello di mettersi il proprio cucciolo vicino. Quindi magari poi se hai un gatto o anche un cane più piccolo, insomma che ti si mettono sulle gambe, puoi proprio tenerlo e accarezzarlo mentre canalizzi. Se no, può stare ai tuoi piedi semplicemente che ti tocca, può stare seduto a fianco a te sul divano e vi toccate. Il contatto con il tuo maestro animale, con il tuo amico animale ti calma. La calma è tutto, cioè, o comunque tanto nelle canalizzazioni, perché nel momento in cui perdi la calma interiore, perché la canalizzazione è un flusso che è difficile un po' da spiegare a parole, perché è una cosa che si prova, poi soprattutto con gli extrasensi, quindi è difficile da spiegare, ma quando tu sei nella pace, nella quiete, è come se tu dentro ti svuotassi e quindi le informazioni arrivano. Quando sei nella turbolenza, arrivano, possono arrivare ugualmente, ma lì è molto più difficile capire dove sono le tue paranoie, dove è l'informazione, dove c'è la paura e poi rischi di non capirla, eccetera. Quindi il tuo animale, il tuo cucciolo ti può aiutare a ritrovare quella pace necessaria a diventare un canale. Quindi, consigli per connessioni per le guide, recap. Primo, connettersi il più possibile con la frequenza dell'amore cosmico universale. 2. Radicarsi, radici salde e ali per volare. Credere in quello che arriva, perché se non ci credite, non ci crede nessuno. Se tu mi chiedi a me, sai, ho provato questo, questo e questo, è così, io non lo posso sapere. Ti direi veramente una cavolata. Io a volte me lo chiedete, ma voi avete tutta quella informazione, molto più di me. Io minimo devo aprire un vostro registro per avere un'informazione, ma lo potete fare da soli, nel senso esercitatevi. Immaginate che che avete a che fare con una lingua straniera. Non si impara dal giorno alla notte. Se vi volete, per esempio, imparare l'inglese, lo spagnolo, il
giapponese, la lingua che vi piace a voi, ci metterete mesi se non anni. Quindi col channeling è la stessa cosa, vi mettete lì, non necessariamente ci dovete mettere anni, però neanche potete, può essere uno schiocco di dita. Quindi scrivetevi le cose e poi andatele a rivedere. Lavoro sul settimo chakra, cercare di lavorare sul settimo chakra per avere una connessione, un'apertura. Chi ha fatto con me il corso di channeling va nel primo sentiero a fare il lavoro sul chakra, ovviamente, perché tanto se non ti riconnetti non canalizzi. E infine, se hai un animale, accarezzarlo o stare vicino a lui, insomma, la sua pace diventa la tua pace ed è un grande aiuto nella canalizzazione. Fammi sapere nei commenti qual è stato il tuo consiglio preferito. Ci vediamo il mese prossimo, ma sarà una sorpresa 5 consigli su che cosa, dai, una sorpresina ci sta. Se non sei iscritto al canale YouTube Leggi la Magia, fallo subito. Se questo video ti è piaciuto, regalaci un like. Mi sono un po' dilungata, ma era un argomento importante. Grazie, ciao!